chi è il compleanno? Nostro. Nostro. Sono 10 anni che ti sopportiamo. E adesso per favore spegni le candeline così i nostri ospiti possono mangiare la torta, eh? Vai. Ok. Pronti a spegnerlo assieme? Uno, due. Ale! Grazie. Papà, questo è per te. Per me? E che cos'è? È da parte di Eva, Erika, Virgilio e mia. Le tue vittime. Auguri e buone vacanze, avvocato. Ma se sentirete troppo la mia mancanza, vi raggiungerò. Come vacanze? Ma quando? C'è scritto sui biglietti. Lo studio? Ci pensiamo noi. Tu sei proprio malato. Non cambierai mai. Tu sei malato. E vattene in vacanza. Ho capito, stai calmo. Al provveditorato non ci sono note particolari. Però io e Virgilio abbiamo rintracciato qualche professore dei licei dove stava prima e confermano tutti che Grosso ha sempre avuto dei rapporti piuttosto difficili con i suoi studenti. Una volta i genitori di un ragazzo volevano denunciarlo perché pare che gli avesse dato uno schiaffone. Li hai sentiti? Non vogliono essere coinvolti. E i presidi che cosa dicono? Idem. All'epoca si sono limitati a chiederle il trasferimento. Bel senso di responsabilità, eh? Per me gli estremi di una denuncia per maltrattamenti, abuso d'ufficio e violenza psicologica ci sono. Se la presenti, costringi il procuratore a stringere su Grosso. E intanto noi continuiamo a scavare. Voglio riparlare con la madre. Ho dato un'occhiata al computer di Giorgio. Si collegava ogni giorno con una chat, una di queste dove i ragazzi parlano tra di loro. E? E ho scoperto che aveva un rapporto piuttosto intenso con uno che si fa chiamare Roxy. Allora sono andata a vedere la scheda personale che ha messo in rete. Non è un ragazzo, è un adulto. Però Giorgio cancellava tutte le conversazioni. Che rapporto può esserci tra un adulto e un ragazzino su internet? Non pensare subito male, Rocco, non ci sono solo pedofili in rete. E poi ancora non sappiamo chi sia questo Roxy. Scopriamolo allora, no? Gli ho mandato un messaggio e sto aspettando che mi risponda, ma non è sicuro. Bene, e l'autopsia? L'ho avuta stamattina. Così, a occhio, non mi pare che ci sia niente di stravolgente. Non aveva fumato e non aveva bevuto. È morto per le lesioni provocate dalla caduta. Almeno adesso sappiamo che non c'è finito per caso lì sopra il muro e che non era fatto. Questo però fa pendere la bilancia verso il suicidio. Lo so. E verso Grosso. Che cosa dobbiamo fare adesso? Mica possiamo costringerla con la forza a parlare con la ragazzina, no? Certo, se si fosse fatta viva prima. Intanto sta andando avanti la denuncia contro il professore. E se quella cambia tutte le carte in tavola? Senti, Rocco, io non lo so che cosa dirà e se lo dirà. Ma tutto questo non cambia di una virgola la posizione di Grosso. E poi noi non stiamo dicendo che la morte di Giorgio è diretta conseguenza dei suoi comportamenti. Non lo diciamo, però lo diciamo. E se ne è accorto anche Trapani. Ma certo, perché quei comportamenti sono comunque degli illeciti. E poi sarà la procura a valutare. Ma che diavolo di ragionamento è questo? Senti, scusatemi, ma ho da fare adesso. Che miseria. Guarda che se pensi di essere stato troppo precipitoso nel presentare quella denuncia. Sì, è proprio così. Mi sono lasciato prendere la mano, Alice. E la cosa che mi fa più incazzare è che me la sono lasciata prendere proprio da Erika, che adesso ha trovato pure la super testimone. Ehi, calma. Super testimone di cose che non sappiamo neanche se ha qualcosa da dire. Noi abbiamo presentato una denuncia sui fatti. Noi stiamo dando la croce addosso a un uomo che sarà pure un mascalzone per come si comporta in classe, ma non per questo deve essere additato come un assassino. Ma non li leggi i giornali? Non li vedi quali conseguenze a volte si innescano senza volerlo? Internet, Roxy, pedofilia, suicidi. Sento puzza di qualcosa di poco chiaro in questa storia. E sento che sull'onda dell'emozione abbiamo fatto un passo azzardato. Noi dobbiamo imparare a raffreddare le emozioni, almeno dentro di noi. È la regola numero uno di questo lavoro. Detto questo, spero di sbagliarmi. Vedrai che sarà così. E non prendertela con Erika. Ha fatto un buon lavoro. Grazie. Queste ce l'hanno fatte la sera della festa di Halloween. Guardate, questa è Collina.
Lo chiamano Muso perché ha sempre un ghigno in faccia. È lui che comanda gli altri e gira sempre con una fionda in tasca. Questo qui è Vittorio. Si fa chiamare Zen perché si è fatto un tatuaggio giapponese qui, sul collo. Questo è Mattei. Lo chiamano Buio perché in testa non c'ha proprio niente. È uno stupido. Ma è anche il più cattivo. Adesso cerca di stare calma, ok? Vittorio è figlio di un avvocato? Sì. Hai capito chi è? Quello che fa solo il fallimentare. Che una volta la guardia di finanza lo ha beccato passare una bustarella al giudice per quell'asta ai magazzini del porto. Sì, certo. Quello che cambia macchina ogni mese, no? Bel tipo. Senti, Sara, noi sappiamo che la morte di Giorgio è avvenuta 5 minuti prima della mezzanotte. Lo sappiamo perché durante la caduta si è rotto l'orologio e le lancette si sono fermate. Tu ti ricordi se a quell'ora quei 3 erano dentro la scuola? Ma chi ci ha fatto caso? Stavamo tutti ballando. Giorgio? Ti ricordi esattamente quando è sparito? Giorgio, ad un certo punto non l'ho più visto, ma non so che ora era. E la storia dei bagni? Quando l'hanno costretto a mettere la testa nello scarico. Questo Ale l'ha visto. Sì. Sì, lui sì. Ma avete visto, no? Ha paura. Non riuscirete mai a convincerlo. Quei 3 poi si vendicano. Se noi questa cosa la scriviamo su una denuncia, siamo sicuri che nessuno la smentisce, poi? L'hanno fatto. Se ne sono vantati con tutti quella sera. E tu te la senti di venire a raccontare questa storia davanti al magistrato? E poi? Se vuoi sapere che cosa ti possono fare, devi fidarti di quello che ti dico. Niente. Vada da quel professore e gli dica se può venire qui in ufficio. Mi sa che gli togliamo un bel peso. Vado subito. Sei tu la ragazza che vuole parlare con me? Andiamo.